This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Tu hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Uè, ciao, bello. Check this out. Siamo tornati. Madonna mia. Abbiamo un inizio da Detroit stasera. Ce l'abbiamo fatta. Detroit. Abbiamo sistemato il problema. From Detroit. Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in hawk venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not filling up. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you're coming with me. Feel it or not, you're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's little does not give a fuck. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Vimy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you more respect you got to give me. The press is wet dream like Bob and your Whitney. Nay, kick me. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me smart. And it's absurd how people hang on every word. I probably never get the props I feel I ever deserve. But I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathis. But I don't wanna go forth and back in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at 'em. The track is on some battle and raps and want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters. A black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. Till the room comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit, till my bone pull out. I will stand tall. Feels like no one can.
Adriano, Gian Claudio, Davide, Martina, Paolo, Ronny, Mattia, Modi, Francesco Mazzini. Enjoy your radio, enjoy your village. Viva Music and More. Un grazie di cuore sempre a tutti voi che ascoltate Music and More. Spettacolo. Indirizzo ce l'ho. Via 26 agosto numero 6, Morazzoni. È la nostra sede, che bella. 348-670-9857. Una tigre in salotto. Ciao amici, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Comincia Music and More. Siamo ufficialmente tornati dopo 3 settimane di stop. Facciamoci un cazzo di applauso all'inizio. Avremmo voluto andare on air anche giovedì scorso, ma purtroppo un tastino malefico del mixer ci ha impedito. Che uno dice, no, minchia, ma Sarà successa qualcosa di incredibile. Chissà che strumentazione è che si è guastata per non andare on air. Semplicemente era un tastino. Un tasto. Che per sbaglio si è autoschiacciato. Boh, non so chi l'ha toccato. E quindi ci impediva. È stato Pino, non lo dici, ma è stato Pino. Sì, è vero. Qualcuno del lunedì. Qualcuno del lunedì dobbiamo stare attenti, che ci hanno sabotato la puntata del giovedì per rubarci gli ascolti. Ma quel manga lì come ride sul divano. Adesso Sornione. Devo stare attento che mi portano via la sedia e cado per terra. Già, come sul carro. Così. Buonasera, benvenuti a tutti. Comincia Una Tigre in Salotto in diretta dalle 21 alle 22 come ogni giovedì qui da via 26 agosto numero 6 a Morazzone. Allora, abbiamo già un po' di messaggi sulla chat, siamo pronti per il primo collegamento, quindi stasera tanta carne al fuoco. Però prima voglio sapere come stanno i miei compagni di avventure. Quindi Vince sempre bene, cosa ti devo dire? Sei sempre in forma. Non faccio mai un cazzo, quindi per forza. Hai riproposto anche la tua pettinatura da squalo col crestino venerdì scorso per conquistare qualche donzella che c'era lì. Spinto venerdì. Ovviamente non sono riuscito con nessuno, però io ci provo sempre. E l'importante è sempre provarci a testa alta, non si molla mai. Esatto. E poi c'è, come avete già sentito, la regia sublime di Oscar Bardelli. Ciao zio. Ciao zii. Praticamente su cui faccio fatica a parlare, c'è un pezzo in meno in bocca. Dislessico. È un bel casino. Un pezzo stasera in meno in bocca è una bella definizione. Invece, cioè, stasera siamo tutti conciati come i San Quintini. Esatto. Stanotte ho avuto dei problemi tecnici. Io sono così naturale. È andato dal dentista. Vince, vabbè, i suoi problemi già di suo. Meno male che ci sono Manga e Pino, che sono due ragazzi sani e in grinta come al solito. Anche se Pino muove un po' la mano dicendo però siete pronti ragazzi per il weekend anche voi? Aspetta che ti apro, Pino, vai. Siamo super pronti, questo weekend siamo carichissimi. Bravi ragazzi, sono passato io a trovare loro lunedì perché avevamo la riunione e adesso vi anticiperemo qualcosina legato anche a quello che succederà nei prossimi mesi riguardo gli eventi di Music and More. E loro sono passati questo giovedì a godersi la tigre in salotto. Insomma, ultimamente ci becchiamo sempre tutti insieme, quindi stasera un sacco di notizie. Abbiamo notizie che abbiamo pronte, poi dobbiamo parlare di eventi che faremo noi e di eventi a cui parteciperemo, perché se avete seguito i nostri social network avete visto che insomma questo weekend saremo a Madonna di Campiglio dai ragazzi della Freerider, quindi insomma un botto di cose di cui parlare. Vi ricordo i contatti della nostra radio, quindi potete scriverci messaggi vocali, WhatsApp, Telegram e tutto quanto al 348-6709-857, mentre stiamo sistemando anche l'indirizzo mail, che abbiamo avuto un problema di dominio anche lì, cioè quando ne sistemiamo uno nascono due problemi nuovi. Questo giro abbiamo la mail bloccata, però puntiamo a ripristinarla al più presto, quindi fatevi sentire. Io direi di andare, zio, con la nostra sigla. Ce l'hai? Attacchiamo? E andiamo, va. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Tigre, tigre, misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre, tigre, tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lo sa. Ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà. Mai si fermerà. Ha tanti amici
dentro la tuffetta torre. Metti un tigre nel motore. E certo, mettilo nel motore e ovunque tu voglia. Questa Super Tigre fino alle 22 live. Un po' di notizie prontissime e belle calde. Tutte pronte, belle poi. Tra pronte da sfornare, come il buon zio Bardelli tira fuori i panini al latte. Esatto, adesso stava facendo le colombe. Quante colombe? Lascia perdere, ah, lascia perdere. Vola la colomba. Vola colomba bianca, vola. C'era Franchino che faceva Cristiano, che era un altro vocalist all'epoca molto famoso, come però sulla parte del Veneto, faceva vola colomba bianca, vola. Intonatissimo. Lui era fortissimo, perché c'era questa discoteca a Porto Gruaro che si chiamava il TNT, dove si facevano gli after hour. TNT Kamasutra. Bravissimo, TNT. E io andavo la domenica pomeriggio quando ero militare e facevano praticamente gli after hour dell'area City, di tutte le discoteche lì del Veneto. E c'era l'apertura e lui era famoso perché aveva questa cosa quando parlava. Parlava bello rilassato. Benvenuti alla Ida. C'aveva gli scattini. Aveva tutto, era un personaggio, aveva su timbro vocal così. Vabbè, sai che la cosa che può differenziare uno dall'altro è proprio la timbro vocale. All'epoca c'era Pinina Caravaglia, ce n'erano tanti, Michele Altieri. C'erano tanti. Archimede. Tanta roba, bello anche questa deviazione un po' sul tema locali e mondo della notte, che mi fa sempre piacere. Allora ragazzi, cosa facciamo? Io direi di... I ragazzi li ho salutati, abbiamo parlato dell'inizio, tra poco ci colleghiamo con la Freerider, quindi chiameremo il buon Panza, perché Paolo Panzarasa, nostro amico e diciamo un po' la mente geniale della Freerider Sport Events, perché questo weekend, come vi abbiamo raccontato, saremo loro ospiti a Madonna di Campiglio, quindi ci racconterà lui cosa faremo in questa due giorni in trasferta, quindi ci muoviamo come associazione. Io ho deciso di portare due degli elementi geniali della radio, il buon Manga e il buon Pino, che sono qui in rappresentanza. Diciamo le più brave. Brillanti. È una specie di premiazione a loro, anche per come si sono sbattuti a Carnevale. Ho pensato di premiarli in questo modo, visto che hanno dato l'anima. Su col carro. Sì, andiamo su col carro dei pompieri. Bello vuoto. Io avrei fatto uno slittino particolare. Partiamo però domani mattina, arriviamo su sabato a mezzogiorno, se va bene. No, dai. Allora, tra poco il Panza in collegamento per Freerider, appunto. Ci sarà divertimento su Madonna di Campiglio e seguiremo i ragazzi, quindi capiremo dal vivo effettivamente in cosa consiste l'attività che svolge Freerider da oltre 20 anni, anche se l'hanno già raccontato in settimana. Vi abbiamo messo il link, insomma, della puntata dove loro sono stati nostri ospiti qui a raccontare appunto le loro bellissime iniziative. Poi noi li supporteremo nei loro prossimi eventi, quindi a Gavirate. Loro collaborano molto con la Proloco di Gavirate, li seguiremo sia in questa trasferta che poi nei loro prossimi eventi, soprattutto quello di settembre, quindi anche se è un po' in là, lo ricordiamo già, 2 settembre, quindi ci vediamo a Gavirate sul Lungolago, perché c'è l'evento Freerider e lì veramente si spacca di brutto, perché ci sarà anche la Petit, gli amici del Village, insomma tutti insieme facciamo un bel casino. Allora mettiamo un disco, che così poi gli telefoniamo, zione. Va bene. Allora, cosa hai scelto per questo giovedì 30 marzo? No, visto che c'è ancora la playlist di settimana scorsa, volevamo festeggiare il grande Franco Battiato, che ci sta. È vero, volevamo citare. E siccome un po' tutti abbiamo voglia di cambiare vita, facciamo un'altra vita. Bellissima, sì. Un'altra vita prima del collegamento con la Freerider, Franco, il maestro Battiato. Certe notti per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop,
e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dalla sei ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza, e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita. Un'altra vita, bellissimo pezzo, Franco Battiato live a Music and More. Insomma, pura poesia, il maestro. Volevamo già citarlo lo scorso giovedì, visto che cadeva un anniversario, forse era il suo compleanno, comunque qualcosa del genere. Compleanno, penso. Sì, esattamente. E quindi l'abbiamo citato questa sera. Abbiamo shiftato un po' qualcosina dalla scorsa puntata a quella appunto attuale. Allora, siamo quasi pronti per il collegamento con la Freerider. Nel frattempo, messaggio vocale è arrivato al 348-6709-857. La Roby, Roby. Ragazzi, buona puntata a tutti. Tutto bene? Ciao, ciao Roby. Sì, grande, sì, sì. Roby. Noi abbastanza bene, dai, un po' tra qualche acciacco di qua e di là, però ce la caviamo abbastanza. Insomma, il Vince m'ha visto, l'ho visto un po' preoccupato prima, perché mi ha visto un po' giù sia di voce che un po' di dinamismo, diciamo, di carica. Non ti vedo mai così giù. Sì, stasera infatti ho detto, guarda, finisco la puntata e scappo a casa, perché devo riprendermi assolutamente per sabato e domenica, perché saranno due giorni molto intensi. Allora, dovremmo avere già il collegamento pronto con il nostro amico Super Panzer. Ciao Panzer! Ciao, ciao Roby! Ciao, eccolo qua, come stai? Bene, bene, c'è anche qua il Nick, sta scappato da cena per collegarvi con voi. Grande, fate paura. Allora, salutami Nick, salutami tutti i ragazzi, perché so, ciao, che siete già lì a Madonna di Campiglio, giusto? Sì, sì. Siamo già qua noi, sei pronto per domani? Io, allora, devo un attimo ripigliarmi domani, perché come dicevo stanotte ho avuto qualche problema tecnico, però per sabato sarò precisissimo, quindi prepariamoci, perché sarà una due giorni lì sulle piste di musica bellissima. La gente ti aspetta, sono già tutti gasati qua. Campiglio è calda, aspetta Music and More. Che bello, cazzo. Io non vedo l'ora di partire sabato mattina. Poi tra l'altro qua una formazione, perché ci sono anche i due ragazzi che saliranno con me di Music and More, e non vediamo l'ora di arrivare lì e di salire su e di beccare il K in console tutti voi, perché siamo pronti per una bella festa. Sappiamo che è l'ultima tappa del vostro ski tour, giusto? Sì, è l'ultima di uno ski tour, fortunatamente tutto esaurito quest'anno, grandi numeri. Bellissimo. E quindi si deve festeggiare alla grande. Importante questa cosa qua, ci spiegate un po', ragazzi, visto che ne avevamo già parlato, come ho detto prima, quando siete passati di qui a raccontare la storia della Freerider, appunto, da quante tappe è composto il vostro ski tour e i posti magari più belli dove siete stati quest'inverno che vi hanno lasciato quel qualcosa in più? Allora, lo ski tour è una manifestazione itinerante dove vengono organizzati 10 eventi dove le persone con disabilità possono sciare, ma la cosa bella è che possono sciare con le persone senza disabilità, quindi si parla tanto di inclusione e questa inclusione la facciamo. Quest'anno siamo partiti a dicembre da Madonna di Campiglio, quindi noi iniziamo e finiamo il nostro ski tour Madonna di Campiglio, quindi nella regia delle Dolomiti,
Noi da Madonna di Campiglio siamo stati a Sestola con i bambini dell'Associazione Scinabiti d'Italia, sì. Dove abbiamo portato 14 bambini a sciare. Poi da lì ci siamo spostati alla Betone in Toscana, poi dalla Betone siamo andati al Passo del Tonale, poi dal Passo del Tonale ci siamo spostati a Folgaria, dove abbiamo organizzato due eventi internazionali, uno riservato solo a persone, diciamo, dal Regno Unito e uno invece per persone provenienti da tutto il resto d'Europa. Poi da lì ci siamo fermati per due settimane, siamo stati in Alta Badia con un bellissimo evento test, perché l'anno prossimo vorremmo organizzare anche un evento in Alta Badia, quindi siamo stati con il nostro team, quindi 12 ragazzi, cioè 4 persone con disabilità e 8 di noi per verificare la fattibilità dell'evento. Sì. E dopo la lista abbiamo iniziato questa, diciamo, rush finale, partendo da Bormio con 200 presenze, Canazei con 90 presenze, siamo arrivati qua a Madonna di Campiglio con 100 presenze. Che aspettiamo? Quando arriverete voi, siamo in 97, aspettiamo voi, arriveremo a 100. Veramente, sì, è vero, perché noi siamo in 4, quindi anzi, direi la carica dei 101. 4, arriviamo a 100. Ok, bellissimo. Allora, come sempre, ripeto che sono rimasto piacevolmente colpito nel conoscere la vostra realtà. Siete forti, siete tosti, non avete bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché fate veramente una cosa spettacolare. Quindi ricordiamo, questa due giorni ancora una volta si svolgerà in questo modo. Durante il pomeriggio ci sarà appunto musica al rifugio Bock, che è sopra sulle piste a Madonna di Campiglio, mentre la sera faremo la cena, giusto? Cena e festa anche qua in albergo. Cena e festa qua in albergo. Io voglio sentire il Nick alla pianola, che è una delle perle. Certo, io, ci sarà un grande amico, Ivan al sax, che è un grandissimo artista che ogni anno viene qua con noi, perché è come per te, ci ha conosciuto 15 anni fa lui e vuole essere sempre presente quando noi siamo qua. Quindi lui rinuncia alle sue serate, viene a fare serate insieme a noi, insieme a me, qui all'Hotel Bertelli. Bella, bella questa cosa qua. Insomma, io sfido a trovare qualcuno che quando conosce la vostra realtà poi se ne stacca, perché siete veramente tosti e siete una realtà importante veramente per i ragazzi e per l'attività che svolgete con questi ragazzi qua. Allora, ci vediamo, noi sabato mattina partiremo 7:30-8, ragazzi, quindi ci vediamo su prima di mezzogiorno. Voi siete già sulle piste a quell'ora lì? Noi sì. Perfetto, quindi vi raggiungiamo su Astec. Ma quando ti arriverai non saremo pronti ad accoglierli per partire poi con il pomeriggio super musica, super, cioè il Bock è un posto che si presta molto, sì. Il rifugio Bock è uno dei rifugi più belli di Madonna di Campiglio, quindi è molto prestigioso per noi avere l'opportunità di fare questo. E noi ringraziamo sempre tutti quelli che hanno questa opportunità, ringraziamo voi che quest'anno sarete con noi per così è un onore. Darci una mano e far divertire sempre di più questi ragazzi. È un onore, sì. Poi ricordiamo che anche, insomma, i suoni sono quelli di DJ K, che è sempre presente con tutte le vostre attività. Certo. Io ho avuto la possibilità di conoscere tramite un'altra realtà, il Village, quindi abbiamo fatto la stagione scorsa insieme, penso anche quest'anno ci ritroveremo, quindi il gruppo è già rodato, come si suol dire, quindi vediamo su a spaccare. Sì, saluto anche il Dani. Saluto anche il Dani. Il Village che ci aiuta sempre. Esatto, sì. Infatti io ho detto, il mio sogno sarebbe, ho scritto su Instagram, sarebbe vedere arrivare l'ape sulle piste con la Fulvia e il Dani. Ce la faremo. Il piccolo cresce, sì. Penso che ci riusciamo a fare. Ce la faremo. È vero, anche Edoardino, che dobbiamo tirarlo dentro nel gruppo. Certo. Ragazzi, ci vediamo allora sabato alle 14 su al Bock a far casino, ok? Grazie colonnello. Salutate tutti i ragazzi e un abbraccio grosso, buona continuazione di serata e niente, grazie ancora per l'opportunità, non capita tutti i giorni di partecipare a cose del genere. Grande, un abbraccio a voi. A presto. Ciao ragazzi. Salutiamo Nick e il Panza in collegamento speciale telefonico con noi per spiegare questo weekend. Insomma, Pino Manga, ditemi un po', vi apro anche il vostro microfono. Insomma, dimmi. Vai, c'è grinta, avete sentito da Nick e dal Panza. Sono già belli carichi, eh. Ma anche noi siamo carichi da far paura. Eh beh sì, infatti ci presenteremo con Striscione, Music and More e poi anche qualche sorpresina che non vogliamo svelare al Panza e al Nick, anche se sono ancora lì al telefono ad ascoltare. Abbiamo qualche sorpresina per i ragazzi da portare a loro, quindi sarà un bel gruppo e sarà una grandissima festa. Poi ci sono anche altri personaggi che abbiamo già conosciuto, Max Bolla, poi ci sarà il Tenka, insomma una crew di quelle che spacca davvero. Bellissimo questo weekend in arrivo, trasferta da non assolutamente tralasciare
lasciare per la nostra associazione, molto importante. Sono molto importanti queste collaborazioni anche in vista poi di quella che sarà la nostra festa estiva a Morazzone che stiamo organizzando. Lunedì abbiamo avuto la riunione, ma mettiamo una canzone, zio, e poi parliamo anche di questo, ok? Macklemore hai scelto, bellissima, Music and More in diretta fino alle 22. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. Bugger copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking mint. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. Have his hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found, hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found, hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found, hand me down. Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. Oh. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Shit. I call that getting swindled and pimped. Shit. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yes, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Metti un tigre nel motore. Is that your grandma's coat?
Eccolo qui il finale, perché mi ricordavo che c'era il bambino nell'ultimo pezzettino. Che del memoria, disco. Che memoria. Bellissima, era Thrift Devastante. Shop Macklemore featuring Ryan Lewis. Pezzo molto bello, più o meno 2013-2014, mi pare, se non mi sbaglio. Grande successo, è suonato in tutti i dance floor, anche attualmente per quanto riguarda la parte hip hop della serata. Di solito lo suona il mio amico DJ Val S in quel del 7 di Lugano. Vince? Bel posto il 7, lo sai. Eh beh, lo so che ha preso. È bello Lugano, te, non il 7. Allora, allora, visto finiamo che... sempre lì alla fine. È vero, no, visto che così. Non l'ho fatto all'inizio, volevo salutare un po' di amici che si sono collegati già alla puntata, esatto, che esatto. Hanno ascoltato anche i nostri amici della Freerider, che hanno raccontato appunto cosa faremo questo weekend. Allora, c'è Jessica Mauri, salutiamola, ciao Jè, lei super tifosa dei Mastini, poi insomma è una che ci segue spesso, brava Jè. Poi c'è, allora, il buon Gela che scrive buona serata, ciao, chiudo e vado a letto, bravo Gela, buona noce. Anita che scrive ciao ragazzi, nonostante la tecnologia avversa, sempre brillanti. Il buon Teo Vescio collegato, porco boia, sera ragazzuoli. Ma non è Teo Vescio questo qua? C'è lui. Che dice questa porco frase boia. Qui. No, porco è boia, è la classica del Carraro, sì, il nostro Carraro. Grande Teo. Vabbè, Anita ha apprezzato particolarmente il pezzo di Battiato, poi c'è la Family Rossotti che ha mandato anche dei vocali, adesso li passiamo, poi il Teo e il Vinci che si saluta, c'è Ste già collegato, ciao raga, stasera Alpini. È dagli Alpini, è tutto oggi che me lo dici. Vi ascolterò sabato in differita, grande, però noi ti salutiamo lo stesso, così sentirai il saluto in differita. Ah no, domani in ufficio glielo faccio ascoltare. Bravo, e poi Ronny che scrive ciao ragazzi, saluti ai ragazzi della Freerider, quindi come sempre super intervento dei nostri amici della Freerider che non sbagliano mezzo colpo. Allora, messaggi vocali al nostro numero di telefono, sentiamo i nostri amici. Oh Maria Sole, ma lo sai che io non ero presente purtroppo, il colonnello ha fatto un gol stratosferico che è entrato nella storia, forse il più bel gol della storia di Barasso. Che piccio che sei. Bella bro, bravi. Oh ragazzi di Musica Mori, buon weekend a Madonna di Campiglio. Grazie Maria Sole, un bacione a te, a Jacopino. Family Rossotti come sempre in supporto della web radio più carica della provincia. E poi c'è allora un altro messaggio vocale anche qui del nostro amico Ronnie che vuole intervenire anche prima del suo collegamento. Ciao ragazzi, eccolo qua. Noi ciao Ronnie. Non siamo a Madonna di Campiglio, ma è come se ci fossimo, quindi sempre con voi anche lì. Buona puntata e un saluto a tutti. Sai ciao. Che il mio obiettivo è quello di portare l'accoppiata Vince Ronnie con la Freerider a sciare, quindi con una slitta che costruisco io, mica lì abbiamo fatto il top. E voglio la combo, il primo monosci costruito artigianalmente da Oscar Bardelli. Ho già capito che io e Ronny ci ribaltiamo col monosci. E lì gli metto proprio la canzone Cercamela zio, quella di Scatman, e facciamo la discesa, quella di Vacanze di Natale, come Bolli e Descartes. Bolli sul vatere. C'è la gara della gente che scende sulle scale finte, sui cessi, bellissima. C'era uno che suonava il pianoforte. Quella è una delle perle cinematografiche che più mi rimarrà nel cuore, insieme a altre due o tre, forse il ciclone, una del ciclo, la scena del ciclone, poi qualcosina del genere, quella di Selvaggi, cioè delle perle pazzesche, quindi io non vedo l'ora. Scatman. Quella sì, era John Scatman. Bellissima, non vedo l'ora di vedere il Vince e Ronny scendere così dalle piste, che sia Madonna di Campiglio o qualche altra tappa. Quindi avete sentito il racconto del nostro Panza, del nostro Nick, le menti di Freerider, insomma 100 persone a Madonna di Campiglio. Vince, sono 104 la prossima prossima volta anch'io. Ti devo portare 105 meno male, perché 104 insomma non è un grandissimo numero, no. Però infatti però, ci ho pensato adesso, esatto, sì, no, dobbiamo portare su i ragazzi, perché eccola qua che arriva. Eccola. E questa era quella di Selvaggi, quell'altra era sempre di Scatman, bella però. Insomma, è un ricordo che ho sempre nella testa con un gran piacere, quello di questo disco qua, perché insomma mi ricorda quella discesa lì, e quindi i miei amici prima o poi li porterò su. Una delle mie missioni è quella di fargli fare una tappa dello ski tour appunto della Freerider. Allora, come vi dicevo in precedenza, nel frattempo continuate a scriverci al 348-6709-857. Insomma, i ragazzi poi della Freerider e non solo
vorremmo coinvolgerli anche all'interno del nostro evento, perché lunedì abbiamo un attimo definito quelle che saranno perlomeno le date e gli appuntamenti, quindi possiamo già dirlo, save the date, quest'anno sabato 15 luglio, festa di Music & More il sabato sera con nostro evento, e poi anche la domenica vi accompagneremo con un po' di musica e un po' di belle iniziative, tra cui vorremmo inserire appunto quest'anno voglio esserci, perché l'anno scorso ero in Abruzzo, ero al mare, perché siete sempre via, allora quest'anno tutti vogliono, no, organizziamo, facciamo, Morazzone merita una bella festa di qua di là, poi quando è il momento di Fandai Man e Pino, via tutti che scappano al mare sul lettino, invece noi qua a farci un culo pazzesco, quindi vabbè, ve lo dico già, sabato 15 luglio e domenica 16, tutti a Morazzone all'oratorio, perché Music & More organizzerà qualcos'altro di divertente, così come è stato l'anno scorso. Adesso stiamo decidendo nel dettaglio cosa fare, ovviamente nelle prossime puntate vi diremo qualcosa in più, però insomma sappiamo... E soprattutto delle quarzine bianche quest'anno. Esatto, sì, perché l'anno scorso... insomma, l'obiettivo è quello di migliorare un po' le cose che non erano andate bene l'anno scorso, quindi senza voler ci si voler impara, si impara dagli errori, quello sì, è fondamentale. Esattamente, poi possiamo anche anticiparvi, vabbè, come vi abbiamo detto parteciperemo ad altri eventi della Freerider, ma anche a un evento dei ragazzi del Mega, altre associazioni di ragazzi molto giovani in gamba di Albizzate, saluto Luca, Giada, la Bea, tutti i ragazzi, da loro sono tanti, sono giovani, e anche loro vorremmo poi coinvolgerli nel nostro evento della domenica, perché la domenica l'idea è quella di creare una riunione di associazioni di ragazzi giovani in gamba per riempire l'oratorio durante il pomeriggio. Ah, vediamo se bello. Ce la faremo. Ma o certo. meno, questa è una mia idea che vorrei realizzare, perché l'anno scorso abbiamo avuto una grande risposta sull'aperitivo, anche nonostante ci fossero 100 gradi, abbiamo avuto una grande risposta dalla gente giovane, e quindi vorremmo coinvolgere attività che possano far... diciamo che possano presentarsi ai ragazzi più giovani di Morazzone e contemporaneamente fare ancora più gruppo. Ci vorrebbe un bel tendone al coperto, no? Più che altro per non fare, se ci dovesse essere ancora il caldo dell'anno scorso, almeno per fare un po' di ombra. Ci vorrebbe, perché l'anno scorso un mega ventilatore. Esatto, c'erano un sacco di gente, ma tutti sotto gli alberi. Alla fine. Per forza, sì. Vediamo. Poi io la mia più grande paura è che sta piovigginando adesso negli ultimi tre mesi, che poi faccia un po' d'acqua dopo. Speriamo che non sia così e che faccia un'estate come quella dell'anno scorso, dato che gli impegni sono sempre tanti. E quindi speriamo di riuscire a far tutto. Vince ci sarà, Oscar anche, i ragazzi sono carichi, quindi settimana prossima definiremo le linee guida dell'evento del sabato sera, vediamo se stare sull'evento dei comici e continuare su quella, sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto in questi anni, oppure cambiare e provare a fare qualcosa di diverso. Vediamo. Siamo un po' indecisi. Zio, mettiamo un'altra canzone, dai, che poi c'è il collegamento con nostro fratello Ronnie, che abbiamo già sentito nei vocali. Oggi però era il compleanno anche del grande Enzino Iannacci, bellissimo, grande, portava i scarpe tennis, sì, e parlava de per lui. Però non mettiamo la versione dell'Enzino, ma okay, mettiamo la versione del Giuliano. Ok, del sì, Giulianone, di un grande pezzo che ogni tanto propongo anche alla cacciarata, perché crea sempre quella bella atmosfera. Quella bella atmosfera. E lei, e lei. Quindi Messico e Nuvole arriva live a Music & More in diretta fino alle 22 con Una Tigre in Salotto. Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Oh no, no. Questo è un amore di contrabbando. Star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piangere, oh. Oh, yeah. 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 Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. Bene nel dolore.
milioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore che c'è sì ma forse no, oh no, no. Queste sono situazioni di contrabbando. Si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piangere, oh. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Metti un tigre nel motore. Bellissima, Messico e nuvole dal passato. Non la versione del buon Enzo Iannacci, ma bensì quella di Giuliano Palma and the Blue Beaters live a Music and More. Nel frattempo già arrivano complimenti, Pezzone, Vincenzo e Ronny, la valanga azzurra ci scrive Anita. Quindi pronti a vedere cosa accadrà. Sì, io ai un po' ragazzi, come Fantozzi a pelle d'orso alla fine. Ah sì, ma lì Vince devi capire che a te ti mettono davanti, tu non devi fare un cazzo e guidano loro, quindi ti portano giù loro. Bello, cosa vuoi di più? Pensa che potremmo guidare io il manga. No, no. Io guarda non so, che io con manga andrei dappertutto dopo carnevale, cioè manga è il mio angelo custode. Pensavo con Biro invece. No, che Biro, anche Biro, bravi tutti ragazzi. Oh, Biro mi ha fatto ridere, oggi vado a fare la spesa al CDA, a un certo punto mi arriva dietro col tre spalle, avevo appena sbancalato un bancale, c'era dentro un'asse bellissima, mi fa, oh la vuoi te la porti, un'asse, un ripiano enorme, ma lo vuoi te lo lascio fuori dal furgone, cioè, è stato un grande cazzolino. Eh beh, Biro ti tipo giusto anche lui, insomma abbiamo dentro dei bei ragazzi, devo dire, dei bravissimi ragazzi dentro nel nostro gruppo, e quindi anche loro daranno una mano al nostro evento, così come abbiamo detto in precedenza. Allora abbiamo messo il pezzone, qui abbiamo ricordato già anche Iannacci, ma adesso arriva una delle rubriche, quelle importanti della nostra puntata del giovedì, ovvero le notizie strane dal web, perché prima di collegarci con Ronny, manca ancora qualche minuto, abbiamo giusto il tempo di parlare di questa bella notizia. Allora, cosa ho scelto questa settimana per le notizie strane dal web? Questo articolo qui. Torna a casa in anticipo e la trova trasformata nel set di un film porno. Bene. Chi? Bene. La casa o la moglie? Il marito o la moglie? Cioè, chi? Nell'appartamento ha trovato una ventina di persone, telecamere e microfoni. Il caso è finito in procura. Quindi torna a casa proprio prima del previsto, la trova trasformata nel set di un film porno. È quanto accaduto a un uomo che vive sul litorale romano, in un appartamento in affitto. Rientrato in anticipo, una volta aperta la porta, ha trovato telecamere, microfoni e attori in atteggiamenti inequivocabili. Quindi, ma alla fine c'era la moglie o com'era questa situazione? Ora, a caso, come riporta Michele Allegri dalle pagine del Messaggero, è finito in procura. I fatti risalgono allo scorso 20 novembre. Andiamo a leggere: il primo pomeriggio, quando il 35enne rientra a casa prima del solito orario. Una volta nell'abitazione si trova davanti il proprietario di casa, entrato con le chiavi di riserva per le emergenze. La casa era stata trasformata, secondo la denuncia dell'uomo, nel set di un film hard. L'affittuario ha avuto un'animata discussione con il proprietario dell'appartamento e ha chiamato il 112. Quando la polizia è arrivata sul posto, di attori e maestranze non c'era traccia, ma il caso è tutt'altro che chiuso.
Abbiamo capito come la cosa. Penso che sia... ma allora non c'è niente di... Vedi che vi ho detto di non andare mai in affitto. Però io dico, se non se c'è niente di male. Se arrivavo a casa che c'era una situazione un po' così, ti buttavi anche te nel letto. Lo sapevo. Magari erano più donne che uomini, vabbè, era da valutare. Poi se erano più uomini, no, sarei, avrei chiamato anch'io la polizia. Però... se compensavo la situazione, vediamo. Sì, situazione da valutare bene, da prendere con le giuste... con le pinze. Esatto, con le pinze, con i giusti ragionamenti. Allora, cosa facciamo? Ci colleghiamo con Ronnie o mettiamo un'altra canzone? Zio, cosa abbiamo? Allora, quello che vuoi. Non lo so, fai te, dai, visto che abbiamo due minuti per spezzare ancora e poi chiamiamo il buon Ronnie, io direi di metterne un'altra. Allora mettiamo il nuovo dei Simply Red. Mi piace, un bel discaccio. Allora, bravi Simply Red, Live a Music and More, poi Ronnie col momento cultura a chiudere. Ok, ora non si dice cielo mio marito. What I was doing. Simply Red, Live a Music and More, dai, che dopo c'è Ronnie. What you were feeling and when did we know? I recall a crowded smoky room, and you and me had had enough of the fumes. Better with you, honey, for the things that we'll never regret. Better with you, honey, as we did the things we'll never forget. Didn't show, so then my heart was aching. Where did you go? You seemed lost for sure. But I recall the fire you took me in, and there you were standing with your gin-soaked friends. Better with you, baby, for the booze got you out of your head. Better with you, honey, for the things that we'll never regret. Bellissimo il nuovo dei Simply Red, Live a Music and More. Ciao, non so cosa combini col mio Oppo, ma non vi sento più. Minchia, forse la velocità col monopattino. Grande Gela, io ti voglio bene Gela, perché veramente ogni tanto mi tiri fuori delle perle pazzesche, così come il nostro Ronnie, con cui siamo insomma prontissimi per affrontare il momento cultura. Ronnie, ci sei? Come no, buonasera a tutti. Senti come squillante stasera. Minchia, Ronnie è sempre in forma. Ci sta, è carichissimo. Domenica era ancora più carico, sì, sì. Voleva spaccare tutto. Grande Ronnie. Grande te. Cos'è che gli dovevi chiedere, Vinci? Cosa gli dovevo chiedere, Ronnie? È quello che abbiamo detto all'inizio.
del giocatore lì della fotografia. Di Carlton Myers, perché mi ha raccontato che il tuo giocatore preferito è Myers, giusto? Oggi è il compleanno di Carlton Myers, gli facciamo gli auguri. L'ho visto tuo amico. Facciamo gli auguri al buon Carlton. Ma raccontami l'aneddoto, perché il colonnello mi ha spiegato qualcosa, ma secondo me si è inventato tutto. Sì, allora Carlton Myers. Non si è inventato niente il buon colonnello. No, Carlton Myers, dico. Sì, Carlton Myers, allora bisogna fare una premessa. I giocatori di basket sono tra le categorie più gentili di uomini sulla faccia della terra. Insomma, sono tutti strabravi, bravissimi, veramente. Poi ci sono le eccezioni. Eccolo qua. L'eccezione è Carlton Myers. L'eccezione è Boy Carlton, perché allora innanzitutto auguri a Carlton, che insomma ha fatto grandi cose, soprattutto con la nazionale. L'hai perdonato, no? Campione d'Europa, insomma bisogna dare i meriti, campione d'Europa insieme ai vari Meneghin, Galanda, De Paul, insomma i miei amici storici, insomma. Però una volta è venuto, quando giocavo ancora con la Montepaschi, è venuto a Varese e mi ha messo il tiro della vittoria. Io per diciamo complimentarmi con lui volevo fare la foto, e lui all'inizio si era un po' risentito perché diceva che l'avevo fischiato tutto il tempo, e io sono rimasto un po' male, sì. Ho detto, ma secondo te io vengo a fare la foto se ti ho fischiato? Vabbè, ci voleva insomma poco per capirlo. Poi dopo questo piccolo sciparietto abbiamo fatto la foto col buon Carlton. Un rapporto che non è tra i più morbidi. Un po' così, insomma, il buon Carlton Myers. Però vabbè, grande campione, gran giocatore. Gela nel frattempo ha ripristinato il collegamento, meno male. Ecco, bravissimo. Vai con l'argomento, Ronny. Volevo parlare oggi di un argomento anche lì sportivo. Perché il buon Roby, durante in quel di Lecco, mi ha detto che ha trovato un sacco di mezzi particolari, e allora io di questo mezzo particolare, che poi tanto particolare non è, volevo fare un po' di storia, ovvero la bici, la bicicletta. Ne vediamo tante in giro, ma magari non sappiamo come è la bici. Eccolo qua, nel frattempo c'è anche la base a tema sotto questo sole. grandissimo, sì, beh, ci sono anche tante canzoni che hanno come tema principale la bici, mi viene in mente Paolo Conte, Bartali, questo, tutto questo sole, poi i Queen, anche Ride a Bicycle, ce ne sono tantissime. Allora, prima di iniziare, volevo solo dire una cosa che ho sentito, che praticamente anche Freddie Mercury, quando ha composto questa canzone, la canzone famosa dei Queen, si è ispirato a una tappa del Tour de France, che praticamente aveva visto il passaggio della tappa e si è appunto inventato insieme ai suoi tre soci questa famosa canzone, che poi è entrata a far parte del loro grandissimo repertorio. Ma comunque ricominciamo dall'inizio, ovvero dal 1817. Allora, in realtà un tedesco, Karl Drais, aveva inventato il primo antenato della bici. Sì. Che era fatto in questo modo. Allora, era aveva due ruote, aveva un telaio di legno, quindi senza pedali, cioè solo ruote e telaio. Per usare questa bici, che in Italia veniva chiamata Draisina dal nome del suo fondatore, Drais appunto, bisognava spingersi con i piedi. Un po' come la macchina dei Flintstone, se ci pensate. Un po' come quelle che fanno per i bambini piccoli, esatto. Senza pedali. È bravissimo. Senza pedali si andava avanti con le gambe. Ed era nata come alternativa al trasporto per i cavalli. Perché appunto, soprattutto nelle grandi giornate estive per il caldo, per far rifiatare un po' gli animali, con questo mezzo si voleva appunto creare un'alternativa. E si chiamava Laufmaschine, che è appunto dal tedesco, dal nome del suo inventore. Poi la bici ha, negli anni successivi, nei decenni successivi, ha avuto delle rivoluzioni, ovvero sono stati montati i pedali e le due ruote hanno cambiato forma e grandezza. In primo luogo c'era praticamente la ruota posteriore molto grande e la ruota
anteriore molto più piccola. In questo modo è nato il biciclo. Il biciclo è stato perfezionato da Ernest Michelot, un francese, nel 1861. In questo caso mi viene in mente un po' quei film degli anni 20 del cinema muto. Se ci pensate, c'erano appunto questi grandi mezzi con un grande ruotone dietro e una ruotina e una ruotina davanti. Sì, molto strani, okay, vero, anche a vedersi. Il biciclo, ok. Poi il biciclo si è ancora trasformato e si è avvicinato sempre più alla nostra bici, diciamo moderna, quando nel 1884 a Coventry, in Inghilterra, hanno praticamente realizzato la catena, quindi hanno messo la catena moderna e hanno messo le ruote a grandezza uguale. Okay. E questo l'ha fatta il diciamo inventore vero e proprio della bici moderna, che è John Starkey. John Starkey ha fatto questa cosa nel 1884. Quindi si parla della bicicletta, diciamo, come attualmente si parla di un 120-130 anni fa. Sì, ok. Innanzitutto poi cosa è successo? Nel 1888 l'altro step per vedere la bici un po' come la pensiamo oggi l'ha fatta Dunlop. Chi era? Dunlop era un gommista, è quello delle gomme, quello delle felpe, bravissimo. Ci sono ancora le sue gomme, soprattutto nel motociclismo, giusto? Sì. La Dunlop è una delle marche ancora in voga. Ha messo il primo pneumatico con la camera d'aria, quindi prima le gomme, le ruote erano piene. Adesso, da adesso in avanti, Dunlop ha, come dire, fatto progredire la bici mettendo il primo pneumatico con la camera d'aria, e subito dopo sono nati le prime grandi competizioni sportive, se ci pensate. Infatti il Tour de France è nato nel 1903, quindi quest'anno fa anche cifra tonda, perché fa 120 anni, quindi sicuramente gli organizzatori del Tour, che sono secondo me tra i più, diciamo, tra i migliori al mondo, insieme agli altri due giri, che sono il Giro d'Italia, che poi è nato anche lui nel 1909, quindi anche lui inizia poco a avere la sua età, anche il nostro giro, e poi la Vuelta, che si svolge ad ottobre. Quindi questi sono i tre grandi giri, diciamo, di più migliore tradizione nel mondo. Gli organizzatori della Grand Boucle, si dice così per gli appassionati, quindi la Grand Boucle è la grande la grande chiocciola, perché si parte dalla periferia per arrivare fino a Parigi, perché l'arrivo del Tour è sempre sui Campi Elisi. Quindi per i 120 anni sicuramente faranno qualcosa di spettacolare gli organizzatori del Tour. Quindi la bici, vedete quanti step ha fatto per arrivare ai giorni nostri. Certo, e poi ricordiamo che c'è anche l'evoluzione che ultimamente sta veramente spopolando, che è quella delle e-bike, quindi delle bici anche elettriche, sì, con motore. Delle bici elettriche che sono, vabbè, adesso diciamo che le bici, allora, le mountain, mi sono anche informato su questo, le mountain bike sono arrivate, diciamo, prima delle bici elettriche, e sono nate negli anni 70. Okay. E quindi qua in Italia dal 1985, dalla seconda metà degli anni 80 in poi, ha preso piede anche qua in Europa. Per la bici elettrica la cosa è ancora più recente e permette a tutti, proprio tutti, tranne forse il sottoscritto, che in bici proprio non ci può andare per vari motivi, di poter provare i pendii, insomma, anche con poca fatica. Beh, oh, se ti consola, neanch'io riesco ad andare in bicicletta. I nostri amici qua in studio. All'inizio riuscivo, poi avete abbandonato. E poi niente. Ho le foto anche da piccolo. Ho fatto una prova, se può, nel velodromo a Casciago, no scherzo, a Casciago, dove facevamo la terapia. Ma ho fatto forse una pedalata. No, io quando ero piccolo riuscivo. Abbiamo resistito.
Ho le foto con Agostino, mio papà, dietro di me al Pagliate, a piedi, e io che andavo con la mountain bike, pensavo di andare velocissimo. Ah, grandissimo, grandissimo. Poi crescendo col peso non sono più riuscito a pedalare. Basta. E poi scoprendo la gnocca, basta. Hai altri mezzi per poterti esprimere. No, poi sai che cos'è? Adesso siamo arrivati anche a un punto in cui praticamente le bike stanno superando le bici normali, soprattutto perché la sfida adesso è diventata farle sempre più leggere con motori che spingono sempre di più, quindi adesso siamo arrivati anche a competizioni tra e-bike e anche a atleti veri e propri che si sfidano in downhill eccetera anche con e-bike e non solo più con le biciclette normali. Con la bici normale. Comunque la bici è stata una rivoluzione. Sicuramente ci sarà comunque uno step ancora maggiore anche da quanto punto di vista. Certo, certo. Ronny, siamo arrivati già al finale di puntata. Devi dire ancora qualcosa? Bravissimo. Salutare qualcuno? Sì, volevo salutare tutti gli ascoltatori, specialmente allora il mio grande Gianca che non manca mai. Salutiamo Gianchi. Durante i collegamenti, sì, Gianchi sempre. E anche tutti gli altri, il Matteo Vescio, anche il nostro Mauro Platini che è spesso collegato con noi. Certo, certo, abbiamo un sacco di amici e poi tu hai tutto il tuo fan club che insomma con la tua lista a cui giri il messaggino della radio. Fan club della radio, perché poi io ci metto il mio, ma comunque tutti ascoltano di tutto il programma, quindi è una, come dire, è una... Una collabo, dai. È un gruppo per tutti, quindi figurati. Assolutamente, grazie Ronny, ti lasciamo e ci ritroviamo giovedì prossimo con un'altra puntata e con un altro momento cultura, ok? Come no, è sempre un piacere e ci vediamo presto. Certo. Ciao fratello ciao, Ronny. Ciao Ronny. Salutalo che i ragazzi. Ciao Ronny. Ciao. Mica Ronny è sempre brillantissimo, Vince. Cosa dici? È più brillante di tutti e tre messi insieme. Super anche questa volta grande. Ha spaccato. Questa è stata la mia idea di tirar fuori l'argomento della bici, gliel'ho proposta, lui fa "Sì, va bene, mi documento sulla bicicletta". Poi tu pensa che come mi ha mandato in scimmia, ho aperto una pagina, adesso sto guardando tutti i ciclisti più famosi del mondo, le classifiche, cosa hanno vinto, e comunque c'ha proprio ragione, i giri più famosi sono tutti fatti solo in Europa, cioè quelli dalle altre parti non se li cuzza nessuno. Vuelta, Tour, Giro. Liebi Basso Liegi, Parigi Roubaix. Tutto in 5 minuti hai imparato. Tutto adesso in 5 minuti. Quante ne sa lo zio Bardelli? E soprattutto grande Fausto Coppi che detiene attualmente il secondo posto delle maggior vincite su gare importanti. E poi abbiamo il nostro Bartali e poi ce ne sono un'altra, Felice Gimondi lì, come si chiamava? Un'altra scarica, sì abbiamo una grande storia di ciclisti. Tra i primi 10 ne abbiamo 5 più o meno. Sì. L'Italia insomma ha tradizioni importanti un po' in tutti i settori. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, giusto il momento, giusto il tempo di ringraziare la coppia che con me porta avanti questo format ormai da un bel po' di tempo, quindi grazie Vince, esatto. Grazie zio Oscar, grazie ciao a voi, zio, grazie, ciao. E poi salutiamo anche i ragazzi del lunedì del Monday Fever che sono venuti a trovarci e che condivideranno con me questo weekend a Madonna di Campiglio, il buon Pino e il buon Manga, ciao ragazzi. Ciao amici! Ciao, ne? Vi lasciamo con l'ultimo disco che solitamente è il disco dello zio. Adesso solo dischi d'amore, sempre il disco dello zio, ma dischi d'amore. Va bene, allora... Così, questo è il momento limone. Ok, limonaccio violento. Ma allora, siamo tutti uomini. Ritroveremo Music and More live lunedì col Monday Fever e poi noi invece torniamo giovedì prossimo. Ciao a tutti dal Colo, buona serata. Salutiamo anche Clara che era collegata e un sacco di altre persone sul finale che sono collegati al nostro live. Grazie a tutti, buona serata, ciao. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrel. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Sunday morning, yeah. That's why I'm easy, yeah. I'm easy like Sunday morning.
like Sunday morning. This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.